Il tagliando di metà mandato si farà dopo due anni e mezzo alla Guida di Sernia, così come da accordi elettorali, per l'amministrazione Castrataro è arrivato il momento di modificare la squadra. Le scorse settimane, una riunione preliminare della coalizione di centrosinistra per tracciare la direzione. Dopo la presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio provinciale, ce ne sarà un'altra per definire il tutto. A tenere banco è soprattutto la questione della Giunta, con alcuni gruppi sovrarappresentati rispetto all'attuale assetto della maggioranza ed altri invece che chiedono una maggiore partecipazione nelle scelte dell'esecutivo, come in un puzzle tutti i pezzi dovranno incastrarsi. L'obiettivo è non creare malumori e dissidi interni, un lavoro diplomatico di certo non facile, ma che si sta avviando alla conclusione. Il primo passaggio di consegne riguarderà la presidenza del Consiglio, ormai quasi certo che sarà Sergio Sardelli del Partito Democratico a prendere il posto di Nicola Paolino di Sernia Futura. I nodi più difficili da sciogliere però riguardano la giunta, dove c'è un gruppo che non è rappresentato si tratta di comunità attiva costola staccatasi da volta e che a Palazzo San Francesco è composta da tre consiglieri. Tra Paniccia, Di Rollo e di Giacomo. Proprio quest'ultimo ha ricevuto l'investitura dovrebbe essere lui a entrare in giunta, a lasciargli lo scranno un assessore esterno o con ogni probabilità, Domenico Di Baggio, sempre disernia futura. A questo punto, però, il gruppo consigliare, espressione diretta del Sindaco, rischierebbe di perdere due caselle Paolino e Di Baggio in un colpo solo. Per risolvere l'impasse, l'idea degli ultimi e' quella di riassegnare alcune deleghe tra cui quella di vice sindaco. Federica Vinci, attuale numero due di Palazzo San Francesco, infatti, può contare sull'appoggio di una sola consigliera di volta. Si tratta di Sara Battista. Motivo per cui, pur rimanendo in giunta, potrebbe essere costretta a lasciare la fascia da vice sindaco per consegnarla proprio a un esponente di Sernia Futura già presente all'interno dell'esecutivo. Dinanzi a questa possibilità, prospettata la coalizione, registrata una certa convergenza sul nome di Angelo Iannone, attuale assessore al bilancio che in in questi due anni e mezzo si è contraddistinto non solo per il suo operato ma anche per il suo comportamento ma è una polemica e non è stato apprezzato dalla maggioranza soprattutto per l'attaccamento dimostrato all'istituzione che rappresenta. Per questo motivo è lui il prescelto per diventare il nuovo vice sindaco di Sernia.